Pieve di Cadore e Tiziano Vecellio, un legame sempre più forte. Presentato mercoledì sera, il nuovo straordinario nucleo di 110 stampe tizianesche provenienti dalla collezione padovana Bottega delle Arti Stampe Antiche di Claudio Ceccato. Il prezioso patrimonio artistico è stato acquistato e donato alla Fondazione Centro Studi Tiziano di Pieve di Cadore dalla coppia di soci fondatori Luigina e Carmelo Paludetti, cui il fondo è stato intitolato. Questo patrimonio di assoluto livello andrà ad incrementare la già ricca raccolta in possesso della Fondazione, che unitamente al nucleo storicizzato della magnifica comunità di Cadore, fa sì che Pieve sia sempre di più un punto di riferimento in questo settore, il primo in Italia, sia per numero che per qualità, rarità e interesse storico, collezionistico e documentario dei pezzi. Durante l'assemblea annuale si sono state presentate alcune iniziative da venire. E tra le altre cose c'erano questa raccolta straordinaria di stampe tizianesche, xilografie, incisioni, bulini, e con mia moglie insomma abbiamo deciso che era opportuno prenderla e quindi abbiamo fatto una donazione a favore della Fondazione Tiziano Cadore e speriamo di aver contribuito ad arricchire culturalmente il nostro territorio, il nostro amatissimo Cadore. La nuova terrazza del locale La Suite, allestita ad hoc per l'occasione, ha ospitato numerose autorità che hanno presentato e assistito a questo evento, con il sindaco di Pieve Giuseppe Casagrande che, in sintonia con il messaggio recapitato dal ministro bellunese Federico D'Incà, ha sottolineato l'importanza dell'arte e della cultura per il rilancio dell'Italia. Alcune delle opere donate saranno visibili per pochi giorni nella casa di Tiziano l'oratore. Una serie di stampe di primo ordine, in ottimo stato conservativo, per un'esposizione curata da Francesca Chioccara.